Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Marta e oggi un video molto speciale, sono un po' emozionata perché appunto come si può leggere dal titolo oggi è un video per celebrare, diciamo così, tra virgolette, i 100 iscritti del canale, che tra l'altro cioè, ho raggiunto i 100 iscritti qualche giorno fa, ma siamo già a 139. Questo è dal YouTube Studio in diretta, e per cui stiamo crescendo sempre di più. Cosa sta succedendo? Da dove arriva tutta questa luce? Ci tenevo particolarmente a fare questo video per dirvi semplicemente grazie. Grazie perché al di là di tutto appunto quello che mi ha spinto a iniziare questo percorso su YouTube, a parlare di me sui libri, a espormi, anche a esporre la mia faccia sui social, pensando, facendomi mille paranoie su, oh mio Dio, chi mi riconosce, o magari non sto simpatica, cose del genere. Il motivo per cui continuo ad avere voglia e sto andando avanti, anche se dopo pochi mesi, anche se secondo me non è una cosa scontata, perché sono passati solamente 3 mesi e ho già raggiunto i 100 iscritti, è una cosa che non avrei mai pensato, ma la cosa più bella è il riscontro, quindi poter scambiare opinioni, chiacchierare di libri con voi. Quindi grazie a voi, perché senza di voi quel numero oggi non sarebbe possibile e non sarei qui a parlare. Per cui niente, io vi ringrazio ancora moltissimo, non so bene che cos'altro dire, sono appunto un po' emozionata e comunque la parte più bella appunto di avere un canale secondo me è proprio questa, al di là di tutto il lavoro che ci sta dietro di pensare il video, registrarlo, montarlo, soprattutto quando il computer ti dà molti problemi perché dice che non hai più spazio per mettere su il video e poterlo editare. Appunto, al di là di tutte queste fasi di preparazione, la parte più bella che io aspetto sempre con ansia e che mi strappa sempre un sorriso quando vedo una notifica sul mio telefono perché vedo che qualcuno di voi mi ha lasciato un commento e sono sempre molto contenta di appunto scambiarci opinioni, chiacchierare con voi. Una delle cose più belle appunto è leggere quando voi mi scrivete che avendomi sentito parlare di un determinato libro, io vi ho convinto a decidere di o ridargli una possibilità a quel libro o a convincervi a leggere un libro a cui non avete mai pensato di approcciarvi, o appunto che avete deciso di comprare addirittura un libro su mio consiglio, magari anche un libro che ho semplicemente solo mostrato senza averlo neanche letto, quindi senza aver dato una mia opinione. E questo veramente mi riempie il cuore di gioia, una cosa bellissima e soprattutto può sembrare una cosa da niente, appunto sembra che sto tirando delle grandissime sviolinate, ma la verità è che io sono una persona abbastanza critica nei propri confronti, anzi molto 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 critica nei propri confronti, voglio sempre fare le cose al meglio, non sono mai soddisfatta di come faccio le cose, non sono mai soddisfatta appunto al 100%, trovo sempre qualche cosa da dirmi, ma no, ma così non mi soddisfa, lo vorrei rifare, insomma. Mi capita spesso con quasi praticamente qualsiasi video che carico qui sul canale, poi mi dico vabbè dai, caricalo lo stesso e vediamo come va. E in particolare un video a cui tenevo tantissimo era il libro migliore e il libro peggiore del 2022, che vedo che comunque sta aumentando di visualizzazioni e soprattutto molti che mi lasciano commenti. E ci tenevo perché appunto uno dei libri che mi ha spinto ad aprire questo canale è proprio Memorie del Sottosuolo, di cui vi ho già fatto 2 maroni così, nonostante abbia fatto solamente 10 video, e appunto vedere come attraverso i vostri commenti io sia riuscita a trasmettere effettivamente quello che volevo dire, quello che sentivo, quando nella mia testa dicevo: ma no, non è venuto come volevo, non ho detto tutto, secondo me non sono riuscita a spiegare bene qui, in questo passaggio, ma che cavolo ho detto? E appunto, quando mi scrivete: Marta, sei riuscita a convincermi a leggere questo libro, non avrei mai pensato, guarda che non è una cosa da poco, oppure qualcuno che mi scrive appunto: io ho provato
a leggerlo, ma mi ritrovo in quello che hai detto. Ecco, questo è proprio quello che io cercavo quando ho deciso di aprire questo canale e appunto leggere i vostri commenti e quando io sono molto critica appunto nei miei confronti e le belle parole che mi scrivete sono anche un aiuto nei confronti della mia autostima, mi dico hai visto? Ce l'hai fatta. Per cui se sono arrivata fino a qui e se continuo a farlo devo solo ringraziare voi e appunto il riscontro è la cosa più bella. Io veramente mi piace tantissimo chiacchierare con voi, appunto scriverci varie opinioni anche quando la pensiamo in modo differente, una bella cosa, sempre una critica costruttiva. E dopo queste sviolinate direi di passare alla parte della sorpresa che ho per oggi. Per festeggiare, diciamo così, i 100 iscritti del canale, ho deciso appunto proprio di celebrare appunto la cosa più bella, la parte più bella di avere il canale, che è avere un riscontro. E come sapete, intanto recupero quello di cui andrò a parlarvi tra poco. Vi ho detto appunto nel video del mio libro preferito del 2022, ve ne ho parlato anche in altre occasioni. Uno dei miei autori preferiti è Fyodor Dostoevskij. Siccome io ho voglia di leggere un altro libro di Dostoevskij, però ho voglia di leggere un romanzo breve e non so decidermi, sarete voi a deciderlo per me in occasione dei 100 iscritti. E adesso vi vado a mostrare i titoli del sondaggio. Ah, e dove lo trovate il sondaggio? Adesso vi lascio la schermata di dove dovete andare per rispondere al sondaggio. Dovete andare sul mio canale, andate nella sezione community e troverete il sondaggio relativo. Dopo pubblicherò anche una foto del vincitore e lo lascerò aperto per 5 giorni, tra virgolette 5 giorni, cioè nel senso che me lo do io come tempistica, in modo tale che tutti facciate in tempo appunto a vedere questo video e a poter rispondere. Adesso vi faccio vedere i 4 titoli. Guarda che bello, due della Feltrinelli e due delle edizioni Liberamente. Partiamo da questi della Liberamente. Allora, uno è il sosia e uno è il giocatore. Allora, il sosia, direi che il titolo parla da solo, ha come tematica il doppio, mentre il giocatore riguarda appunto il vizio del gioco. Avevo letto qualcosa riguardo alla sua biografia in qualche introduzione, forse di un libro Einaudi, e appunto c'era scritto che lui scriveva tantissimo anche perché spesso, molto spesso appunto perdeva tramite le scommesse del gioco. Quindi questo è sicuramente ha una parte autobiografica. Passiamo ai due Feltrinelli. Abbiamo, perdonate la pronuncia, Netochka Niezvanovna, Niezvanova, Netochka Niezvanova, correggetemi se sbaglio, e questo è il suo romanzo incompiuto. Quindi è il romanzo che è stato scritto nel 1849, prima che Fyodor venisse appunto arrestato. A me sinceramente non dispiace leggere di romanzi incompiuti, cioè non mi dà più di tanto fastidio, quindi avevo recuperato, cioè voglio recuperare anche questo. Tutti dicono che è bellissimo, non ho la più pallida idea, scusate, di che cosa parli, perché ho recuperato semplicemente, c'è stato un periodo in cui ho recuperato piano piano tutti i libri di Dostoevskij senza neanche leggermi le trame, quindi proprio a scatola chiusa. E poi l'ultimo che vi mostro è Note invernali su impressioni estive. Queste sono delle raccolte di appunti di viaggio, e quindi soprattutto ci sarà della critica sociale, cioè molti hanno detto che appunto, me lo aspettavo perché è Dostoevskij, parlerà molto in negativo dell'Europa, tra cui anche mi sembra dell'Italia, di quando ha viaggiato in Italia, quindi sono molto curiosa.
E niente, questo è quanto. Fatemi sapere se avete letto uno di questi quattro titoli, se li avete letti tutti e quattro, se vi sono piaciuti, se non vi sono piaciuti, e io non vedo l'ora di vedere che cosa risponderete nel sondaggio, sono molto curiosa. Comunque non so ancora esattamente quando leggerò questo libro, perché è un periodo abbastanza difficile per conciliare letture, studio e altre cose varie. Poi sono stata poco bene, quindi ho letto veramente poco. Non ho ancora deciso se farò un video a parte per il libro appunto che sceglierete o se lo inserirò nella lettura del mese, semplicemente perché appunto dipende anche quando lo leggerò, se cioè che opinioni mi faccio, nel senso che se non avrò molto da dire non ha molto senso farne un video a parte, se avrò molto da dire avrò senso perché io parlo a manetta e parlo anche tanto, quindi appunto vediamo un po' come va. Comunque appunto se volete sapere quando lo inizio, le mie impressioni in corso di lettura, potete seguirmi su Instagram, il contatto è qua sotto. Appunto ogni tanto metto qualche aggiornamento di lettura, o ogni tanto metto anche appunto una foto relativa alla rubrica specifica di Instagram, che è Grammatica Horror. E niente, io ancora vi ringrazio tantissimo, scusate, ero un po' emozionata per questo video, poi come al solito man mano che parlo io mi sblocco un pochettino e non vedo l'ora di leggere i vostri commenti qua sotto, di chiacchierare con voi, e io adesso vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, andate a votare, sono molto curiosa di sapere che cosa volete che legga. Ci vediamo alla prossima, ciao. Thank you.